Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa parte esploreremo Fuxiapoli e la zona safari di Fuxiapoli. Quindi, senza ulteriori indugi, andiamo un po' a vedere cosa c'è in questa città. Allora, qui dentro credo niente. Hai incontrato Bill? Bill studia i Pokémon sul PC, essenzialmente, ha detto quella roba lì. Allora, sta attento con il guardiano della zona safari. Talvolta diventa spaventoso. Ok, il guardiano della zona safari. Va bene. Andiamo qui dentro e qui dovrebbe esserci l'eliminamosse. Sì, non abbiamo niente da farli eliminare, quindi vi faccio solo vedere che è lì. Allora, non andremo a sud di Fuxiapoli, ma rimarremo qui a Fuxiapoli. Allora, qui dentro possiamo passare per andare qui. Qui c'è un strumento nascosto, un revitalizzante max, niente male. E qui possiamo pescare, possiamo effettivamente pescare. E anche con l'amo vecchio possiamo trovare, udite udite, Slowbro. Quindi vediamo di catturarne uno, eh. Ho conosciuto un Poliwag, che io quasi quasi mi catturerei. Allora, mandiamo davanti Krabby. Mi catturerei perché di Poliwag me ne servono tipo 4 per il Living Dex. Sapete, no? Cioè, allora abbiamo un full swipe. Ecco perché ho messo davanti Krabby, ovvero falso finale. E possiamo così catturare facilmente questo Poliwag. Vai. Ecco fatto, preso. Questo non ci aumenta assolutamente niente come Pokédex perché l'abbiamo già. No, ok, e continuiamo a pescare. Dai, forza. Di Slowbro ce ne devono uscire due, tra l'altro. Dai, su. Perché uno dobbiamo scambiarlo con... Dai, volevo scambiarlo con Lickitung. Niente, non prende niente. Dai, forza. Non so quale sia la probabilità che esca uno Slowbro. O meglio, uno Slowpoke. Qui vediamo solo Poliwag. Proviamoci un'ultima volta, poi in caso magari lo faccio stavo per dire off stream, ma non sto streamando, lo faccio fuori dal video. Vediamo, ultima volta. Oh, eccolo qui, Slowpoke. A livello 10, ok. Quindi mandiamo il nostro, stavo per fuggire di nuovo, dopo la scorsa parte, in cui sono fuggito davanti a un Raticate vita rossa che avrei potuto tranquillamente catturare. Per il Livindex. Ok. Ha usato maledizione. Noi gli usiamo falso finale. Tra l'altro, appunto, molto, molto, ha molta difesa questo Slowbro. E ci ha addormentato con Sbadiglio, ma a noi non interessa perché andiamo a catturarlo. Vai. Preso. Ottimo. E lo Slowpoke è stato preso. Anche i soldati sono stati inseriti nel Pokédex. E direi di fare così. Metterci davanti Krabby. E provare a prendere un altro. Dai, siamo qui, ne abbiamo preso uno. Vediamo. Facciamo tre tentativi. Se in tre tentativi non esce uno Slowpoke, andiamo via. Ok, primo tentativo Poliwag. Facciamo svegliare il nostro Krabby contro questo Poliwag. Vai. Appena si sveglierà, tirerà un pestone su Poliwag che lo ucciderà, quindi via così. Ecco fatto. Ed ora siamo pronti per il prossimo Slowpoke, eventuale Slowpoke. Non ti venga Nubbull. Devono essere tre Pokémon che vengono su, non tre tentativi di pescata. Dai, ok, secondo tentativo, vediamo se esce Slowpoke. No, di nuovo un altro Poliwag. A livello 17, questo è interessante però, eh. Vabbè che tanto i livelli sono talmente bassi che combattendo contro un Pokémon a livello 50, metti selvatico, li fai in due Pokémon letteralmente questi livelli. Però, perché non prenderlo a livello 17? Tanto, è qui. L'esperienza la prendiamo comunque. No, non diamo altri nomi.
al nostro Poliwag appena catturato. Ultimo tentativo per trovare un altro Slowpoke. Forza, esci qualcosa almeno. Escici qualcosa, stagnetto. Stagnetto? Dai. Forza, forza. Neanche una vecchia ciabatta. Allora, su. Su, dai. Eccolo, vai. Ultimo tentativo. Se ci sloppo poco bene, se no ce ne andiamo. Niente, ce ne andiamo. Un Poliwag a livello 13, noi per protesta lo calpestiamo. Ecco fatto. Muori. E ce ne andiamo. Come vi ho promesso, appunto, non starei qui ore a tentare di prendere uno Slowpoke. Allora, qui non dovrebbe esserci nessuno strumento invisibile, credo. Abbiamo un tizio qui. Ok, ci dice solamente dov'è l'entrata della zona safari. Ah, un Lapras. Ma riusciamo magari a entrare? No, non si entra, ok. E me l'ha magari aggiunto nel Pokédex. Voglio vedere. Non credo. No, infatti non l'ha aggiunto nel Pokédex. Va bene. Era giusto per curiosità. Qui magari c'è uno strumento invisibile. Nope. Abbiamo un Omanyte qui. Ma tanto se non ti raggiunge nel Pokédex, almeno come visti, è inutile leggere queste robe. Allora. Proseguiamo. Mettiamoci davanti. Non Krabby, ma Bulbasaur, quello che deve essere allenato in questo momento. Niente, qui abbiamo Chansey, Slowpoke, altro tizio che non dice nulla. Vediamo un po' se troviamo altra gente a cui parlare. Quel tizio sorveglia la zona safari e mi sa che dovremmo combatterlo. Esatto. Ehi tu, pensi di essere abbastanza bravo da entrare nella mia zona safari? Questo penso sia proprio il guardiano. Eccolo qui, Gambler Kaiser. Che manda in campo Dragonair a livello 20, a livello 35. Interessante, eh? Usiamoli un po' assieme. Ecco fatto. Poi cambiamo Pokémon e mandiamo Squirtle. Vediamo se Squirtle con il parassistema di Bulbasaur riesce a combattere questo Dragonair da solo e prendersi il livello 36. Andiamo con Shell Smash, potrebbe essere un'arma a doppio taglio, quindi usiamo Rock Slide. Ecco qua. Grazie appunto al parassistema di Bulbasaur, Squirtle riesce tranquillamente a tirare giù questo Dragonair. Ecco fatto. E ha pure tentennato, ottimo. Bulbasaur a livello 33, vorremmo imparare. Sdoppiamento questo, sdoppiatore? Lo sdoppiatore dovrebbe essere. A posto di takedown potrebbe essere molto più interessante. 100% di probabilità di 100% di precisione, 120 di potenza. Certo, si danneggia anche, ma è meglio di takedown. Assolutamente meglio di takedown. E Squirtle a livello 36 vorrebbe imparare ancora Skull Bash, ma l'aveva già imparato. E gliel'avevo già tolto perché faceva cagare sta roba. No, non la voglio. Ok. E l'abbiamo vinto. L'abbiamo lasciato senza parole. Non ha detto una parola. Don't do anything reckless in there. Non fare niente di stupido lì dentro. Entriamo nella zona safari. Ok. Funziona come il gioco normale. 500 dollari per entrare. 30 safari ball. 600 passi. E via a catturare Pokémon. Qui troviamo un iconico Tauros, che direi di prendere subito. Eccolo qui. No, non diamogli un soprannome. E proviamo a catturare un po' di Pokémon qui dentro, eh. Qui non possiamo passare perché appunto sarebbero le zone safari delle altre regioni, con i Pokémon delle altre regioni. Possiamo stare solo qui. E andiamo con le Ball. Se non ricordo male, il modo migliore per catturare i Pokémon nella zona Safari è semplicemente tirare le Pokéball. Cioè non usare le esche, non usare i sassi, ma se non ricordo male, proprio la probabilità maggiore di catturare qualcosa è tirargli le Pokéball. Quindi non lo tireremo, tireremo Pokéball e basta. Abbiamo preso anche un bel Rhyhorn.
Qui ci sono un po' di Pokémon nuovi, eh. Un po' di Pokémon davvero nuovi e interessanti. Tauros, che dobbiamo catturare oltre appunto quello iconico che abbiamo per il nostro Living Dex. Dai. Tanto qui possiamo solo tirare Pokéball, quindi nessun problema. Dopo, se oltre 3 Pokéball un Pokémon non entra, gli tiro un sasso perché mi sta sulle palle. Ok, è scappato. Mi ha sentito ed è scappato. Ok, Sunny Day, giorno di sole. Bene. Andiamo a ritrovare altri Pokémon mentre esploriamo. Un altro Tauros a livello 31, vai con le Ball. Forza. Niente. Vi ricordate in Pokémon Rosso Fuoco? Uno dei Pokémon più rari di tutti da prendere, anche più difficile da prendere, era Chansey. Si poteva trovare solo nella zona Safari, aveva un encounter rate bassissimo ed era anche difficilissimo da catturare una volta trovato. Ok. Un altro Tauros. Qui hanno evidentemente aumentato l'encounter rate di Tauros, ma evidentemente nei Pokémon in Rosso Fuoco era molto più raro. Niente. Tra l'altro continuano a comparire e a scappare, non si lasciano nemmeno catturare. Una pietra foglia, bene. E mi sa che abbiamo già finito di esplorare comunque la zona Safari, perché quella relativa a Kanto è questa qui. Questa parte centrale. Preso? No, dai! Infame! E poi scappa, proprio alla faccia nostra. Allora, sto cercando perché dovrebbe esserci anche uno strumento invisibile, ma non mi ricordo dove. Sinceramente non ricordo dove. Ah, un Tangela, vero e proprio. Catturiamolo che ci servirà per Tangrowth. Quello che abbiamo preso con lo scambio è tipo a livello 6, perché abbiamo scambiato Rattata a livello 6, quindi non è che ci fosse molto di altro diverso. Un altro Rhyhorn, direi di catturarlo per avere poi Rhydon. E tra l'altro ce ne servirebbe un altro anche per Rhyperior. Preso? Ok. L'unico Pokémon che riusciamo a catturare in questa zona Safari del cavolo è Rhyhorn. Boh, va bene. Continuiamo. Tanto questa parte, appunto, è relativa solamente a Fuxiapoli e alla zona Safari. Nella prossima andremo a battere la sfida. Andremo a battere la palestra di Koga, la palestra di Fuxiapoli. Mentre qui troviamo un Execute. Dai, uova di merda, entra. Ti faccio un Charreghi, ti faccio. Come si diceva da queste parti, no? Dai, forza. Ce la fai? Bravo. Execute è stato catturato. E una nuova entry nel Pokédex. Se ne troviamo un altro lo prendiamo. E poi, se non ricordo male, Execute si evolve con la pietra foglia che abbiamo appena trovato. Quindi avremo anche direttamente la linea evolutiva completa di Execute. Niente, Tauros evidentemente impossibile da catturare, evidentemente. Guardalo. Abbiamo finito praticamente, penso, 15 Pokéball solamente sui Tauros. Niente, qua. Prossima volta che incontriamo Tauros li riempiamo di sassi. Mi sono rotto le palle con i Tauros, eccolo qui. Mi spiace per te, Tauros, ma ti becchi un sasso. Eh sì, vai via, ciao. I sassi aumentano la probabilità di cattura, ma aumentano anche la probabilità che il Pokémon scappi. Se non ricordo male. Mentre l'esca diminuisce la probabilità che il Pokémon scappi, ma aumenta. E diminuisce anche la probabilità che il Pokémon venga catturato. Oh, uno Scyther. Proviamo a catturarlo. Sapete che Scyther lo si può anche trovare in un altro percorso poi, quindi non è fondamentale catturarlo qui. Un Nidorino, questo è interessante. Vai, proviamo a catturarlo. Che dovremmo avere. Ah, cattura critica, buono. Non poteva uscirmi su Scyther, no? Posto che sono un Nidorino del cavolo. Però va bene, dettagli. È comunque una nuova entrata nel Pokédex. Un Pokémon che diventerà Nidoking, essenzialmente, dato che ho la pietra lunare per poterlo fare. Un altro Nidorino. E un altro che verrà catturato. Perché per il Living Dex sapete che appunto dobbiamo avere
ogni stadio evolutivo di ogni Pokémon. Quindi abbiamo un Nidoran maschio, abbiamo un Nidorino che diventerà Nidoking e ci serve qualcuno che rimanga Nidorino. Dai, eh. Preso, perfetto. E con questo Nidorino anche la linea evolutiva di Nidoran maschio è finita. Dobbiamo solo ovviamente far evolvere uno di loro con la pietra lunare. Niente, scappiamo. Proviamo a cambiare un po' erba, anche se non cambia assolutamente niente, però era una delle credenze che avevamo da bambini, no? Cambiare erba alta cambiava anche le probabilità di trovare i Pokémon. Ok, un altro Execute, questo mi serve per il Living Dex, quindi proviamo a prenderlo, perché uno diventerà Executor. Ok, questo invece scappa totalmente, non gliene frega assolutamente niente. Un Parasect, ecco, questo è un altro Pokémon che ci manca. Proviamo a prenderlo. Vediamo se riusciamo a prendere questo Parasect. Preso, ottimo. Ottimo così, e abbiamo anche finito la linea evolutiva di Paras. Ok, abbiamo le ultime due Pokéball da utilizzare. Vediamo un po' chi ci uscirà. Un altro Tauros. Bene, su Tauros, come vi ho detto, sasso. Cazzato. Non scappa. Beh, un altro sasso. Ciapa. Vai, prendi. E infatti scappa. Tauros infami. Eccoli, eccoli, eccoli. Eccoli più incazzati che mai. Prendi. Infatti scappano subito. Dalla prossima volta che un Tauros si becca un sasso e non scappa, una Nidorina. Interessante, vai, Ball. Le avrei tirato una Pokéball. Prossima volta che un Tauros appunto si sarebbe beccato un sasso e non fosse scappato. Ultima Pokéball, vediamo su chi verrà sprecata. Rhyhorn anche no. Anche se tecnicamente me ne servirebbero tre per Rhyperior. Però aspettiamo comunque per quelle evoluzioni. Aspettiamo perlomeno di arrivare a Sinnoh. Ecco qua, Tauros a livello 39 tra l'altro, eh. Ok, vai, proviamo con questa Ball. Tauros a livello 39 non entrerà mai, però gli abbiamo tirato un sasso. Vediamo. Oh! Oh! Abbiamo catturato un Tauros a livello 39, che è il livello più alto di tutta la squadra, pure superiore a Charizard. Ok, abbiamo finito con le Pokéball. Bene, dai, non è andata male questa zona safari, eh? Non è andata per niente male. Andiamo a dare un'occhiata al bottino. Fortunatamente qui hanno tolto quella fastidiosissima recinzione che non ti permetteva di passare. Andiamo a dare un'occhiata al bottino di questa zona safari. Ecco qui. Organize. Guarda quanti Pokémon abbiamo quasi riempito il box 1. Però appunto abbiamo un po' due Poliwag, uno Slowpoke, un Tauros che è quello iconico che andiamo a mettere qui. Diamo un'occhiata alle mosse di Tauros iconico. Livello 35, quindi non è niente male da sostituire magari a Krabby. Allora, gli aumenta la velocità e gli diminuisce la difesa. Avrei preferito una natura che gli diminuisse l'attacco speciale, che a Tauros non serve assolutamente niente, però ce lo facciamo andare bene, eh. Ah, Fissure. Che non so cosa sia, sinceramente. Takedown, Horn Attack e Double Team. Vabbè, non è malaccio, alla fine un Tauros è un Pokémon che ha un buon attacco. Come vedete, 78 di attacco, ha poche V in attacco però. Ha una difesa che ha molte V in difesa, ma la difesa verrà diminuita dalla natura, quindi è lucky. E ha 30 di EV in velocità. Quindi questo Pokémon potrebbe diventare un missile, effettivamente. Poi abbiamo catturato due Nidorino, un Execute e due Rhyhorn. Vabbè, dai, poteva andare peggio, eh? Poteva andare peggio. E un Tauros, eccolo qui. Il Tauros a livello 39. Sono curioso di vedere giusto la sua natura. Ecco, aumenta la difesa e diminuisce l'attacco, questa è una merda. Questo è proprio un Pokémon che non userei mai nella vita. Ovviamente un Tauros che diventa un tank, ma non ha molto senso. E però è una mossa di tipo buio, a noi mancano le mosse di tipo buio. È anche una mossa di tipo psico, cioè questo Tauros normalmente sarebbe una bomba. Normalmente sarebbe una bomba da usare. Bene, comunque, anche questa parte finisce qui. Questa si è messa qui e non posso passare, infame.
Grazie per aver seguito anche questa parte di Pokémon Fire Rush. Io vi ricordo che nella prossima parte andremo a sfidare la palestra di Koga, quindi non perdetevela. E grazie per aver seguito questo video. Vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Dalla Chatsphere è tutto, al prossimo video!